Ciao amici da Frank Bianconero, ieri abbiamo assistito a un ennesimo, secondo me, scivolone del mister Sarri. Aspettate che io l'ho sempre difeso perché lo reputo un grande allenatore, come ho sempre detto, di campo. E infatti anche ieri si è visto che non è capace di tenere le distanze a persone come Pedulla, che intanto ha dato uno scudetto alla Roma. E io glielo auguro di vincere, ma non è stato il caso di Sarri, che ha fatto vincere lo scudetto alla Roma, perché la Roma manca lo scudetto da 20 anni, ed in più lo stesso giornalista che aveva detto 99-99 già sta a Roma. Detto questo, caro Sarri, io che ti ho difeso, io sono uno di quelli che ha difeso, non tiri indietro la mano, perché per me resti un grande allenatore. Ma quando vai a Juventus TV e dici che hai capito che si spala sempre merda e odio sulla Juve, mi sono attaccato all'interno perché la Juve viene attaccata e tutte queste belle storielle, e ieri poi, dopo aver preso 6 milioni all'anno, 6 milioni il secondo anno senza allenare e 2 milioni e mezzo di buona uscita, te ne sei uscito che non sei stato capace di stare alla Juve, perché non hai mostrato nemmeno la personalità di prendere determinate decisioni. Addirittura hai detto di essere sceso a compromessi. Quando uno è forte delle sue idee, fa altri pensieri, se non gli piace il posto dove sta, si dimette. Le persone con le palle si dimettono. È inutile poi dire stavo bene al Chelsea ma volevo tornare in Italia, perché sei tornata alla Juve e ti ha riempito di soldi, perché tu stesso dicevi che ti volevi arricchire. Perciò di cosa vogliamo parlare? Detto questo, io ti auguro il meglio per la tua carriera, ma per stare in determinati club bisogna essere allenatori a 360 gradi, che Ronaldo è difficile da gestire. Non sei tu che ce lo vieni a dire, che la Juve, noi abbiamo festeggiato il quarto posto, ne abbiamo preso in giro soprattutto chi ha rosicato, nonostante il nostro quarto posto, ma i veri tifosi juventini il quarto posto se lo attaccano in un posto. Ma io ti dirò sempre grazie di averci fatto vincere uno scudetto, perché fai parte della storia vincente della Juve. Ma perché vuoi essere ricordato come il mezzo uomo che quando sta nel club dice determinate cose, appena esce spala merda? Hai sbagliato totalmente, perché ieri quei signori non è che parlavano cosa farà in futuro, hanno fatto di tutto per denigrare il lavoro fatto alla Juve, non da lui, ma di descrivere una società allo sbando, quando così non è. Non si può essere vincenti eternamente, ci sono stati errori e ci saranno. Ha sbagliato chi lo ha chiamato, perché da lontano si vede che non è un gestore, perché deve essere anche gestore, non solo allenatore. Non stai facendo scuola calcio, Sarri, alla Juve. Scuola calcio lo fai con le mezze cartucce che avevi a Napoli. Alla Juve non fai scuola calcio. Detto questo, ti auguro il meglio. Hai fatto una figura meschina da uomo, e te lo dice uno che ti ha sempre difeso. E diffidate da quei giornalisti che fanno finta di parleremo del futuro di Sarri, perché non è stato così. Detto questo, ti auguro il meglio, ma sappi che in società come la Juve ne troverai pochissime, perché anche questa tua intervista lasciata così viene vista dagli altri. Uno che denigra nel piatto dove ha mangiato e sputa dove ha mangiato, a me fa veramente schifo. E ripeto, te lo dice uno che ti ha difeso, che è andato contro anche altri amici e colleghi juventini, perché comunque per me potevi portare area nuova, non sei stato capace a portarla. Ognuno ha i suoi meriti e i suoi demeriti, società, allenatori, giocatori, che per me sono i primi, i principali protagonisti in bene e in male, perché l'allenatore conta sempre il giusto dal mio punto di vista. Però dovevi dire altre cose, secondo me, sulla società Juve, che comunque ti ha pagato, ti ha trattato e ti ha tenuto. E poi voglio dire al classico Pedulla, hai parlato solo di Juve, Pedulla, se no non vi caga nessuno, soltanto gli haters della Juve vi cagano. Criscitella e Pedulla che devono insegnare calcio, come si fa giornalismo, non sa accendere nemmeno la sigaretta per leccare il culo a Sarri, quello che ha detto io sono amicissimo ma Sarri già sta a Roma ad allenare la Roma. Oh, a giornalisti! Sarri, noi andremo avanti comunque,
ma io mi auguro che te cominci la discesa della tua carriera, perché non si può denigrare un grande club che con te ha fatto anche i suoi errori, ma anche tu hai fatti i tuoi, anche tu hai fatti i tuoi. Detto ciò, in bocca al lupo fino alla fine, Forza Juve, iscrivetevi al canale, si ama solo la maglia, lo dirò sempre. Ciao.